Grazie Presidente. Cari senatori, non c'è bisogno di frasi ad effetto, citazioni, libri, santi e scrittori, quando l'argomento è la speranza ed il sorriso di una persona malata, tanto se più bambino. E non c'è nemmeno proporzione tra ciò che viene donato da loro e ciò che riusciamo a fare per loro. Dopo tante leggi, risoluzioni e trattati, si è cresciuti nel riconoscimento e nel modo di affrontare l'autismo e i disturbi dello spettro autistico. Questi sono disturbi del neurosviluppo, legati cioè ad una anomala maturazione cerebrale, determinata biologicamente. E si tratta di una condizione purtroppo tutt'altro che rara. Infatti, in base ad una statistica del 2014, in America si calcola un bambino su 59 e c'è un continuo aumento registrato negli anni, un aumento senza differenze di etnie e di condizioni sociali. In Italia, per alunni della scuola primaria, si passa dall'1,7% degli anni 1989-90 al 3,4% degli anni 2017-2018. E sebbene si arrivi sempre più precocemente alla sua diagnosi, la vera sfida è il suo trattamento. E soprattutto il trattamento è l'argomento di tale mozione. La necessità di leggi e linee guida deriva da sciacallaggi, a volte anche involontari, metodici e sanitari. Ad orientarsi alla ricerca della migliore soluzione non è impresa facile e soprattutto non lo è quando i genitori sono soli e disorientati. Il 5 febbraio 1992 è stata rubricata la legge quadro 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili. Tale legge tutela i diritti delle persone con disabilità e nel tempo si è arrivata a migliorarla, fino per ultimo al decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 66, in cui si enunciano anche i disabili autistici tra gli aventi diritto. Parallelamente, ne confermiamo necessità, la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 12 dicembre 2012 nella risoluzione che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, è stata recepita con la legge del 18 agosto 2015 numero 134. In seguito, con la legge del 28 dicembre 2015 articolo 1, comma 401, si è istituito un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro. Con la legge del 27 dicembre 2017 numero 205, articolo 1, comma 455, si incrementa tale fondo di ulteriori 5 milioni per ogni singolo anno 2019-2020. Lo scopo perciò di tale mozione è dare piena attuazione alla legge 215-134. La conferenza unificata con il Ministero della Salute ed il GISM, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute Mentale, il 10 maggio 2018 infatti ha valutato e criticato il diverso recepimento e implementazione e trattamento a livello regionale e locale dei disturbi dell'autismo ed aggiorna le linee guida di indirizzo e di promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali. Perciò apportiamo 5 milioni di euro in più per aumentare con metodo, con criterio, la lotta all'autismo. Chiediamo e aspighiamo soldi a progetti che siano controllati economicamente e fondo utilizzato secondo indicatori oggettivi e misurabili di garanzia del puntuale adempimento delle linee di indirizzo. Si chiede l'impegno del controllo perché la disomogeneità di approccio e di gestione dei dati, delle esperienze e dei metodi emersi, altro non sono che una debolezza contro un disturbo, quello dell'autismo, purtroppo ben organizzato. In tale mozione recepita, ciò che è stato accordato nel settembre 2018 dall'Istituto Superiore della Sanità, si ricorda di strutturare le linee guida congiunte ed una corretta rete che possa arginare la forza dovuta alla natura ancora non nota dell'autismo.
Chiediamo coordinamento tra una rete scientifica, epidemiologica, informativa e di censimento storico e autistico, una rete educativa e terapeutica, una rete sanitaria, scolastica e sociale, una rete di censimento delle buone pratiche terapeutiche ed educative, una rete di erogazione e di controllo economico dei fondi, una rete di promozione, pianificazione e coordinamento, una rete per istituire un registro regionale, nazionale ed internazionale. Ogni giorno è un giorno in quest'Aula ed oggi perciò è il giorno per fare di ognuno di noi un nodo stretto di tali reti di intenti. Nella vita si fa tanto e comunque sempre poco si è fatto. Abbiamo capito che l'autismo si manifesta entro i primi 3 anni di vita e soprattutto per i maschietti. È un autos commovente, un indifeso ed adorabile se stesso. Un disturbo del neurosviluppo con cause sicuramente neurobiologiche, costituzionali e psicoambientali acquisite. Un disturbo su cui tanto si è fatto ma su cui tanto ancora c'è da fare. Una malattia che mette a dura prova assistenti sanitari, assistenti scolastici e soprattutto le famiglie. Le famiglie che ci insegnano a benedire la vita, che ci ricordano che la sconfitta peggiore è lo scoraggiamento, quelle famiglie che ci ricordano che il regalo più grande è un figlio. In tale emozione ci impegniamo a non lasciarle solo ed allora al governo chiediamo anche di non lasciarli andar via con la loro preoccupazione, con il loro tarlo del dopo di noi cosa accadrà ai nostri figli. Dal 1985 l'ANGSA, Associazione Nazionale Genitori Autistici, ci chiede di illuminare di blu le loro speranze, celebrando il 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, promuovendo ricerca e contrastando le discriminazioni e l'isolamento delle persone malate. Ed oggi, come ieri e come domani, coloriamo di blu la nostra luce votando anche questa mozione in quest'Aula. Grazie. Grazie.